Presidente, oggi qui questo rappresenta, ha detto, anche un volano per l'economia. Beh, questo rappresenta un gigantesco volano dell'economia, ma soprattutto rappresenta il simbolo dell'economia che vogliamo costruire. Stiamo costruendo in questa regione un'economia basata sul concorso virtuoso del porto, del suo movimento contenitori, ovviamente di tutta l'economia marittima tradizionale, ma legata sempre di più al mondo della nautica, della costruzione degli yacht più belli del mondo qua nel Miglio Blu, del turismo e quindi dell'allegria, della voglia di conoscere il nostro paese che sta dando grandissimo impulso alla crescita dell'Italia, ovviamente all'hub che Spezia rappresenta per uno dei comprensori turistici più importanti d'Italia, che va da Lerici alle Cinque Terre, che grande soddisfazione ci sta dando in termini di terziario, in termini ovviamente di servizi e in termini di economia turistica più propriamente detta. La città di Spezia sta guidando questa trasformazione in Liguria, basti guardare il suo centro, basta guardare il tasso d'apertura di locali, e in questo spazio che oggi è presidiato da questo luogo che inauguriamo crescerà e nascerà il nuovo waterfront della città insieme alla nuova stazione croceristica con tutte le principali compagnie del mondo che operano già oggi, da MSC a Costa, Royal Caribbean, quindi parliamo dei player più importanti del mondo. Insomma, nascerà un pezzettino anche urbanisticamente di quella nuova Liguria che sta cambiando faccia alla regione. Nuova Liguria, penso invece all'altro, porta Genova, rigassificatore. Lo scenario è diverso, ma pensa che le cose andranno, diciamo, meglio che a Piombino? Ma lo scenario del rigassificatore è in realtà molto semplice, è un'opera offshore a 4 km e 200 metri dalla costa, è ovviamente un esempio di collaborazione, di solidarietà tra il paese e la regione Liguria, che ospita il primo sistema portuale del paese, e quindi credo che sia nostro dovere operarci in questo senso, e credo che sia anche davvero un segnale importante che diamo di centralità della nostra regione, la capacità di accogliere e gestire infrastrutture come quella.